sentono che quest'uomo tutto ha bisogno non solo di un aiuto materiale, ma anche di un conforto psicologico, da dire che non sei solo, insomma, no, che c'è, che si capisce. La comunità di San Polo si è subito stretta alla famiglia Mugnai già nei terribili giorni successivi all'omicidio ed adesso ha deciso di sostenerla anche economicamente, dando vita ad una raccolta fondi. Sono due le vittime, veramente, sia chi non c'è più, sia chi è arrestato. Era lo scorso 5 gennaio quando Sandro Mugnai aveva sparato al vicino Jesim Dodoli perché stava tentando di distruggergli la casa con una ruspa. Era stato arrestato la notte stessa, poi scarcerato dopo 3 giorni. Secondo i GIP, Giulia Soldini avrebbe esercitato la legittima difesa sua e della famiglia. Chi si capisce, cioè chi già comprende quello che è successo, non ad un gesto di violenza gratuita, ma ad un istinto naturalissimo di difesa. 4.000 euro i fondi già raccolti e consegnati alla famiglia Mugnai. La colletta prosegue ad occuparsene nella parrocchia di San Polo. Il tetto è mezzo crollato, insomma, no? Quindi serviranno per tutto, poi c'è da pagare le spese, ci sono gli avvocati. Questa mattina infine è stato conferito l'incarico al professor Mario Gabrielli, chiamato ad eseguire l'esame medico-legale sul corpo della vittima. Il prossimo lunedì sarà il turno della perizia balistica. 5 colpi di carabina esplosi da Mugnai, 4 quelli andati a segno. Nella morale cattolica, per esempio, si deve impedire la ingiusta aggressione. Cosa vuol dire? Se per esempio Tizio, no? sta aggredendo ingiustamente Caio o Caia che sia, io che vedo e assisto sono tenuto moralmente ad impedire che questo avvenga, quindi ad ammazzare lui. Chiaro? La parola infine passerà alla procura con la PM Laura Taddei, che una volta raccolte tutte le relazioni relative al delitto potrà decidere se chiedere l'archiviazione per legittima difesa oppure andare avanti nell'inchiesta. È tornato in libertà anche l'ultra del Napoli, Antonio Marigliano, arrestato in flagranza differita per gli scontri della scorsa domenica sulla 1 tra romanisti e napoletani che avevano bloccato un tratto di autostrada e seminato il panico nell'area di servizio Badia Alpino, dove nel 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri. Il GIP del Tribunale di Napoli ha deciso di non convalidare l'arresto dopo aver visionato un video presentato dall'avvocato che assiste il tifoso. L'uomo era agli arresti domiciliari ed è stato denunciato per rissa aggravata. Gli inquirenti gli contestano anche il possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive. Dai 4 fermi effettuati dopo gli scontri tra tifosi, dunque l'unico a vedersi convalidato l'arresto è stato l'ultra romanista Martino Di Tosto. Il giudice del tribunale di Arezzo, Eleno Apisto, lo aveva comunque scarcerato sottoponendolo all'obbligo di firme di dimora nel comune di residenza. Di Tosto era stato arrestato dopo che i compagni lo avevano scaricato con ferite da taglio alle gambe davanti al pronto soccorso di Arezzo, poi erano fuggiti. Il processo per direttissime è stato aggiornato al 25 gennaio. 2 ultra della Roma erano stati invece già rimessi in libertà. Il GIP di Roma non aveva convalidato l'arresto sulla base della flagranza differita. Adesso tutti gli atti passeranno ad Arezzo. La senatrice Simona Petrucci in Commissione Ambiente al Senato, in visita all'impianto di San Zeno, un impianto, ha detto, strategico e un esempio a livello nazionale. Perché un impianto che in pochi anni passa da fornire energia a 20.000 persone, a 70.000 persone, è un grande impianto. Strategico perché riesce a fornire a tutta questa zona l'energia che serve, quindi assolutamente un esempio da prendere non solo a livello aretino, non solo a livello toscano, ma anche a livello nazionale. Il rifiuto deve essere considerato come una risorsa, dice la senatrice, che ha visitato per la prima volta l'impianto integrato di gestione e smaltimento rifiuti di San Zeno, punto di riferimento per tutto lato Toscana del Sud, dunque per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. La raccolta differenziata non è
un incubo, come dicono in molti, ma è un passo avanti per tutti, per le future generazioni. Cosa fare a livello nazionale? Tanto, c'è da rivedere completamente una norma che è il testo unico ambientale, c'è da rivedere quello che è il decreto legislativo successivo, il 116 del 2020, c'è da rivedere il concetto di rifiuto, quindi penso che siano un grande lavoro, dei grandi passi da fare e da farsi aiutare però dalle amministrazioni locali, perché solo grazie al loro contributo riusciremo ad apportare quelle modifiche vere, quelle modifiche esecutive e non solo teoriche come fino ad oggi ci sono state. Siamo in un momento storico dove tutti i cittadini hanno toccato con mano cosa significa avere un paese in carenza di energia, quindi prezzi praticamente impazziti, in delle volte quintuplicati, e impianti come questi che fanno della città una vera e propria miniera urbana di rifiuti e possono produrre energia sono una risposta concreta, attuabile anche in tempi brevi, piuttosto che andare magari a percorrere strade estremamente lontane nel tempo. Qui si tratta semplicemente di comprendere quanto il processo di termovalorizzazione, di produzione di biometano e di produzione di compost possa rigenerare sul posto tutta una serie di energie che altrimenti andrebbero comprate altrove. Il comitato aretino Stop Puzzo non si arrende, continua a fare le sue segnalazioni sul gruppo Facebook e attende soprattutto le risposte da parte di enti ed istituzioni interessati al problema. Battifolle, Le Poggiola, Ruscello, Chiani, San Zeno, Pieve al Toppo, Viciommaggio, Olmo, Ripa di Olmo, Pescaiola e Via Malpighi. Queste le zone dove i cittadini spesso lamentano il problema dei cattivi odori. Un problema del quale è stata interessata anche AISA Impianti dello scorso 29 dicembre, l'incontro proprio con il suo presidente Giacomo Cherici, che anche oggi, in occasione della visita della senatrice Petrucci all'impianto, ha ribadito il suo impegno. Noi non stiamo lavorando per eliminare i disagi, noi siamo perfettamente consapevoli della situazione, noi stiamo lavorando per identificare tutte quelle che sono le fonti emissive. Facendo questo lavoro potremo sicuramente andare a fare degli investimenti che sono poi soldi di tutti voi cittadini, investimenti che sono e devono dare un risultato, altrimenti se non c'è un'indagine conoscitiva preliminare, ma un'indagine fatta con metodo scientifico e dato oggettivo, andremo a fare degli investimenti al buio e quindi questo non va bene. Cosa significa intervenire più sulla raccolta? Significa organizzare dei modelli di raccolta dei rifiuti che facciano sì che questi rifiuti non sostino per tanti giorni, magari fermi in stazione di trasferenza, quindi produzione rifiuto, conferimento veloce. Questo lo si fa tenendo presente dove sono gli impianti, le loro capacità, e quindi facendo ciò, ad esempio con la raccolta differenziata della frazione organica, si vanno ad eliminare dei tempi che chiaramente producono delle fermentazioni che poi danno dei cattivi odori. Quindi si tratta semplicemente di applicare dei criteri logici e del buon prato di famiglia per organizzare ottimi circuiti di raccolta, perché non occorre solo guardare la percentuale di raccolta differenziata, quanto si è fatto, ma occorre guardare la dotazione impiantistica. In tal senso mi sembra che la senatrice Petrucci sia stata molto chiara. Quindi di andare a fondamentalmente fare un'operazione che possa anche riconsiderare quei territori che hanno impianti e come un valore in più e quindi premiarli. Sicuramente noi su questo tema ci lavoriamo, non è che ci nascondiamo dietro un dito, che in certi momenti ci siano questi disagi è evidente e che si voglia intervenire per far sì che si azzerino completamente è anche altrettanto evidente. Quello che però io chiedo ai cittadini che hanno questo tipo di disagio, non dateci tempo, ma abbiate un minimo di pazienza, cioè ci si sta lavorando sopra. Noi siamo sempre dalla loro parte, l'ha detto pochi minuti fa il senatore Petrucci, che tra l'altro ha avuto un percorso gigliato, perché lei viene da una professione dove lavorava sull'ambiente, ha fatto l'assessore all'ambiente a Grosseto e ora è in commissione ambiente al Senato. Quindi voglio dire, se queste persone si impegnano per questo tipo di risposta nei confronti dei cittadini, dateci fiducia. Smaltiti correttamente circa 500 kg di amianto. Ad un anno dall'attivazione del servizio di Sei Toscana denominato Stop Amianto, dall'ufficio ambiente del comune di Castiglion Fiorentino arriva un primo bilancio. Circa 10 kit consegnati ai privati durante l'anno appena terminato, già consegnato un primo nel 2023. Il servizio offre infatti la possibilità ai privati cittadini di poter rimuovere in autonomia l'amianto presente negli ambiti di pertinenza delle abitazioni o
o dei locali di altro genere. Il comune partecipa ai costi di presa del carico del materiale e dotazione kit, restano invece a carico del cittadino gli oneri relativi allo smaltimento e all'apertura della pratica USL, un servizio per tutelare la salute pubblica e l'integrità ambientale, oltre che per prevenire il fenomeno dell'abbandono dell'amianto. Si tratta infatti di un materiale molto diffuso in natura e largamente utilizzato in passato, ma che diventa pericoloso quando le sue fibre si disperdono nell'aria. Il comune di Castiglion Fiorentino, così, nel rispetto delle linee guida sull'amianto redatte dalla regione toscana, ha pensato di attivare il servizio opzionale di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiale in cemento amianto da parte dei privati cittadini. Il kit per l'autorimozione contiene tutti i dispositivi di protezione individuale e i materiali idonei per l'imballaggio dei manufatti da rimuovere, previsto anche un manuale con tutte le istruzioni per l'uso che i cittadini dovranno seguire in maniera puntuale, e infine presente anche un video tutorial che spiega passo passo tutte le operazioni da fare. Arezzo, come tutta l'Italia, sente la crisi. Da parte del Partito Democratico c'è un appello preciso nei confronti dell'amministrazione Ghinelli affinché trovi una soluzione per tante persone che in questo momento hanno bisogno. Sì, abbiamo presentato un atto di indirizzo insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle di Arezzo 2020, appunto perché l'amministrazione comunale costruisca un fondo anticrisi. Ci sono le risorse del bilancio comunale, ci sono avanzi di oltre 10 milioni di euro, e l'amministrazione comunale, al netto di piccoli sporadici interventi che ha fatto, deve strutturare questo fondo in maniera precisa, concreta, per dare risposte ai cittadini, alle imprese e alle associazioni. Ora è il momento che l'amministrazione investa in questo settore e dia sostegno alle famiglie. Ecco, soprattutto avete rivolto la vostra attenzione anche a quelle che sono le strutture che potrebbero, dal punto di vista energetico, dare una mano alle tante famiglie in difficoltà. Sì, purtroppo sì. Io invito tutti ad andare a vedere i tetti dei palazzi dove ci sono le case popolari, e vi accorgerete che purtroppo non c'è neanche un pannello fotovoltaico. Penso che sia importante mettere veramente in pratica le comunità energetiche per poter dar sollievo a quelle famiglie che, ovviamente, vivendo nelle case popolari non hanno capienza economica tale da poter affrontare tutte le spese. Allora un sostegno è mettere il pannello fotovoltaico nei tetti, per dare sì che le bollette si attenuino per tutte quelle famiglie in difficoltà. Date noi di tematica l'attenzione del Comune in questi due anni della seconda legislatura di Ghinelli ne abbiamo portate tantissime, dalle comunità energetiche come citava Zagami, ad altre proposte legate alla povertà educativa, al disagio giovanile. Abbiamo fatto davvero tante proposte in questi due anni. Il problema è che abbiamo dall'altra parte una giunta e un sindaco che vogliono non sentire, che non ascoltano le nostre proposte, che non le prendono in considerazione per un approccio prettamente ideologico, dato che vengono dalla minoranza non sono da prendere in considerazione. Voglio vedere cosa dirà Ghinelli e la Giunta con 13 milioni di tesoretto in cassa, come farà a dire di no ad un fondo anticrisi che sostenga gli aretini e le aretine in difficoltà. Ecco, di fronte a questo io credo che i cittadini debbono a quel punto mobilitarsi. Ci sono 13 milioni, spendiamoli per far fronte alle difficoltà che tanti aretini e tante aretine hanno nella loro vita quotidiana, e Ghinelli non può pensare che si amministra una città solo con i palloncini di Natale e gli alberi di Natale e le ruote panoramiche. Si amministra prima di tutto facendo fronte alle difficoltà sociali dei cittadini e delle cittadine. L'occasione c'è, mettiamola in campo. Come il tabacco schiacciato dentro una cartina rollato, che poi ha un sentimento di molti di noi, credo, no? Di noi ultra cinquantenni, sentirsi inadeguati, no, non protagonisti della propria vita. Rollato di e con Paolo Giovannucci al Teatro Verdi di Monte San Savino. È stato il progetto artistico dell'attore romano, noto per i tanti ruoli impersonati tra cinema e televisione, ad accendere i riflettori sulla nuova stagione teatrale. La tiene ferma, è una mano coatta, non te muove che te spezzo le vene delle mani. Giovannucci nello spettacolo ripercorre la sua vita, un percorso a tappe suddiviso per capitoli, un flusso di coscienza pop in rima condito da un pizzico di ironia ed accompagnato da musica elettronica suonata dal vivo. Uno spettacolo dove, dico, si ride,
ma è anche ironico, insomma, di cui si lamenta questo personaggio, insomma, no? Che manca, appunto, ci sentiamo più soli, ecco, rispetto a qualche tempo fa. E la pandemia, il lockdown, il periodo in cui è nato questo testo, più per disperazione quindi che per necessità, racchiudeva un po' tutto questo senso di solitudine che poi appartiene un po' a noi, e di isolamento e di voglia anche voglia di stare da soli, che è un po' diverso, però che rende poi la comunità molto difficile da creare. Noi ed io che nascosto dietro noi mi sento più protetto, io meno solo, noi come con una donna.